un ringraziamento a questo gruppo di artisti che veramente questa sera è riuscito a creare un'atmosfera magica di suoni, di parole e anche di immagini. E naturalmente voglio ringraziare il capogruppo Anna Perico e il responsabile della protezione civile Walter, perché come al solito anche in questo appuntamento non sono mancati, e naturalmente tutto quello che fanno sia in tempo di calamità, quindi di solidarietà sui vari fronti dell'emergenza, che in questi momenti di divertimento e di svago, lo fanno sempre nel migliore dei modi. Io mi associo a quanto ha detto adesso il cerimoniere Locatelli per la giornata di domani. La sezione Anna di Ambivari celebra i suoi 80 anni. Sono stati 80 anni di grandi risultati, di atti eroici, di gesti di grande patriottismo durante la guerra, ma altrettanto sono stati anni di grande solidarietà, di grande gratuità, di grande amore sui vari fronti dell'emergenza, sia in Italia che all'estero, dove i nostri volontari di protezione civile sono intervenuti. Io penso che il miglior modo per ringraziare questo splendido gruppo che è il vanto della nostra realtà, della nostra comunità, sia quello di domani partecipare, ci sia una partecipazione corale. Tutta la gente di Ambivari deve dimostrare una volta in questa grande occasione il loro sentimento di ringraziamento, e quindi vi invito tutti a partecipare alla manifestazione di domani, alla cerimonia di apertura e alla messa, e questo sarà il modo migliore per ringraziare questi umili ma grandi eroi del nostro tempo. Grazie ancora a nome della manifestazione. Grazie, grazie signor Sindaco per questi riconoscimenti meritati dai suoi attivi e della protezione civile. Ecco che dire, innanzitutto vi ringrazio per la vostra grande partecipazione e spero che domani sarete più numerosi di stasera, e speriamo che esca domani mattina, avrò anche l'onore e avere anche la soddisfazione di avere le divise gialle. So che più anche oltre che alpinisti mi sta a cuore avere la gente con questa divisa, e domani sarà una grande sfilata. Grazie.